Vi è mai capitato di girare in uno di quei paesini medievali sperduti nell'entroterra italico, che contano forse 200 anime compresi cani e gatti? Queste comunità sono sempre accompagnate, soprattutto di notte, da un'aura onirica, quasi soprannaturale, che permea i luoghi e le persone. Tutti noi abbiamo pensato, girando di notte in uno di questi paesini, che sarebbe una location perfetta per un film horror, o magari un gioco. I ragazzi di Santa Ragione, piccolo studio sardo, avranno di certo avuto la stessa impressione quando hanno avuto l'idea per Saturnalia, un horror investigativo con elementi roguelite che presenta un'atmosfera che non ha niente da invidiare ad un Silent Hill. Sappiate una cosa, io sono un fifone, non gioco mai a giochi horror perché l'ansia mi opprime, ma l'opera di Santa Ragione mi ha intrigato così tanto che ho deciso di farvi forza per potervela mostrare, quindi spero bene che apprezziate quello che faccio per voi e mettetelo sto like e sta iscrizione, porca di quella... Saturnalia è ambientato alla fine degli anni 80 a Gravoi, un paesino sardo di fantasia in cui si nasconde un inquietante mistero. Il primo personaggio di cui prenderemo il controllo, Anita, è una geologa che si trova in città per effettuare dei rilevamenti sulla miniera di Gravoi e che scopre di essere rimasta incinta dal sagrestano del paese con cui ha una relazione. Poco più avanti nel gioco prenderemo anche il controllo di Paul, un fotografo alla ricerca della propria famiglia naturale, e Sergio, un ragazzo dal passato tormentato, di ritorno a Gravoi per prendersi cura del padre malato bloccato in un polmone d'acciaio. Questi dettagli sui personaggi non sono semplicemente di contorno. Il mistero che circonda Saturnalia si intreccerà a più riprese con le storie dei nostri eroi, che dovranno navigare gli indizi e le narrazioni per trovare un senso agli strani avvenimenti. Il gioco inizia nella notte in cui si celebra la festa di Santa Lucia. I nostri protagonisti si accorgono che qualcosa non va quando appena il sole tramonta è come se Gravoi si fosse completamente spopolata. Non ci sono più persone a parte qualche ombra nella nebbia tra i vicoli stretti del paese. È in questo contesto che la creatura si fa vedere. Una presenza inquietante con una maschera cornuta e quello che sembrerebbe la pelliccia di montone addosso. Questo essere raccapricciante tenterà di rintracciare e catturare i nostri tre eroi per tutta la notte e la sua vicinanza è sempre accompagnata da una cacofonia di suoni cliccanti che si perdono nell'eco. Lo scopo del gioco è svelare i vari misteri che circondano questa creatura. Per fare ciò dovremo raccogliere indizi usando le abilità uniche dei protagonisti, come il senso di orientamento di Anita, la macchina fotografica di Paul o il telefono satellitare di Sergio. Il tutto bilanciando l'utilizzo delle risorse limitate come fiammiferi, rullini e gettoni telefonici con la necessità di esplorare il paese per svelare nuove informazioni che vengono poi raccolte in una schermata che sembra il muro di un complottista. I luoghi di Gravoi sono generati proceduralmente, il che vuol dire che ad ogni partita la mappa sarà diversa. I nostri personaggi fungeranno da vite per il giocatore. Se il mostro dovesse ucciderli tutti, il paese viene rigenerato, i personaggi ritornano, ma manterremo i progressi dell'indagine. È ovvio a dirsi, ma se vogliamo chiudere le storie di tutti i personaggi, dovremmo portarli vivi tutti quanti fino alla fine. Saturnalia è un gioco godibile sotto molti aspetti, ma eccelle in modo assoluto nel costruire l'atmosfera. Il mostro non è difficilissimo da evitare. Possiamo distrarlo con dei rumori, lanciando dei mortaretti in un cestino, o evitarlo nascondendoci in un armadietto, ma si sente comunque costantemente un'area di minaccia e di ansia mentre si esplorano le strade cittadine. La direzione artistica merita menzione speciale per la riuscita dell'atmosfera. Lo stile a tratteggio incrociato, unito alle animazioni rotoscopiche a tratti innaturali e alla costruzione quasi claustrofobica degli ambienti, contribuiscono ad aumentare la sensazione di oppressione del giocatore. Anche il sound design non scherza. I rumori che segnalano l'avvicinarsi della creatura risultano sempre inquietanti, non importa quante volte li abbia già sentiti. Vi faccio giusto sentire il sottofondo musicale del menu principale del gioco e ditemi se non vi sale subito l'ansia. Luna nuova, cielo nero, urla il vento al cimitero, sasso, ferro, campanaccio, ringhia e lupo nel crepaccio. Ho la pelle d'oca e non ho ancora nemmeno cliccato nuova partita. Insomma, se vuoi un horror investigativo di atmosfera e con un'ambientazione inusuale, prova Saturnalia e poi torna a dirmi che ne pensi. Anche considerato che un po' di tempo fa è stato regalato da Epic Games Store, quindi è possibile che ce l'abbiate già in libreria e non l'abbiate mai lanciato. Ponete rimedio. Parlando di horror, congratulazioni ad Andrea che vince il giveaway organizzato in vista di questo video e si aggiudica una copia di Amnesia Rebirth. Ci saranno altri giveaway nelle prossime settimane, quindi tenete d'occhio il tab Community e il canale Telegram. Trovate il link in descrizione. Per il momento vi ringrazio di essere stati con me e come sempre, keep on playing.